Ciaspole sul Pollino, uno sport invernale facile e poco costoso per rilanciare il turismo delle nevi. Siamo allo sport, prima edizione di Ciaspolando verso sud a Pianoruggio di Viggianello. Sentiamo Beatrice Volpe. A quota 1500 metri, Pianoruggio di Viggianello è uno dei luoghi più suggestivi del Parco del Pollino. Si è rivelato adattissimo ad ospitare la gara sulle ciaspole organizzata dall'ASD Pollino Discovery e Info Pollino Centro Escursioni. La prima maratona sulle ciaspole, denominata Ciaspolando verso Sud, è il primo evento che si fa nel centro-sud Italia. L'idea è venuta prima di tutto per creare una giornata di festa in alta quota per valorizzare Pianoruggio e per far passare il messaggio che il Pollino è il vero paradiso delle ciaspole. Ma non è difficile, per niente. È la prima volta che ci siamo lanciati in questa nuova sfida sul Pollino. In gara oltre 50 atleti arrivati da tutto il sud continentale, c'è pure un giovane del Mali. Sono proprio sportivo, gioco pure calcio, però questa è la mia prima volta a venire. Abbordabili costi, con una spesa compresa fra i 250 e i 500 euro, ci si può avventurare sulla neve fresca. Bisogna avere un paio di scarpe da trekking, un pantalone da neve, una giacca a vento, un cappello e un paio di guanti. E naturalmente un paio di ciaspole che si trovano in commercio anche a prezzi non molto eccessivi. Molti neofiti che però hanno già compreso i fondamenti di questa disciplina. Passetti corti e alti, cercare di alzare la gamba il più possibile, un po' faticoso. Però è bello. E comunque i pericoli della montagna non vanno sottovalutati. Affidarsi sempre ad una guida ambientale o una guida ufficiale per poter scoprire meglio i sentieri, anche perché la montagna, come sempre, è sempre piena di insidie. I vincitori della prima Ciaspolando verso Sud sono due atleti abituati a correre su strada. Pur essendo alle prime esperienze con le ciaspole, se la sono cavata più che bene nel freddo pungente. Tra gli uomini, primo posto per Bartolomeo Di Benedetto della società Barletta Sportiva. E noi atleti siamo abituati a correre su strada. Provare oggi è un'emozione diversa. Sicuramente dopo che io comunque ritornerò, per il prossimo anno porterò altri miei atleti che corrono su strada. Tra le donne si è imposta una materana residente a Ginosa, dove è tesserata per la Atletica Runners, Anna Francione. È stata una bellissima esperienza, credo che la potrei ripetere, ovviamente non oggi, perché il tempo era un po' rigido. Questa manifestazione è la conferma che il Parco del Pollino, adatto a molti sport invernali ed estivi, può essere luogo di forte richiamo, purché si mettano assieme tutti i soggetti impegnati sul territorio per mettere in circuito ambiente, tipicità agroalimentari dell'area, attività sportive, percorsi religiosi, percorsi naturalistici e quant'altro.